400.000 euro all'anno per 4 sottosegretari alla presidenza della regione Lombardia, 53 giorni di ferie e tante altre cose abbiamo letto e sentito in queste ultime settimane riguardo i costi della politica anche in regione Lombardia. Tante di queste cose sono innegabilmente vere, come è vero che non si è dato ancora quel segnale che io stesso auspicavo in ordine a una maggiore sobrietà per la politica regionale. È vero, ci sono i tagli che arriveranno al bilancio da parte della manovra finanziaria del governo centrale, però qualcosa si deve fare. Non a caso il Partito Democratico alla fine di luglio ha presentato una proposta di legge per i tagli dei costi della politica. Stessa cosa hanno fatto nelle settimane successive anche Lega e PDL. E dunque, secondo me, è ora di dare un segnale. Si sarebbe già potuto dare, magari riconvocando in anticipo il Consiglio regionale o magari impegnandosi ad approvare in data certa almeno una di queste proposte di legge o una sintesi delle stesse. L'unica cosa che sono riusciti a fare, e meno male che l'hanno fatto i capigruppo, è stato quello di stabilire che almeno entro la fine dell'anno, fine 2011, si arriverà a una legge per diminuire i costi della politica e anche gli stipendi dei consiglieri regionali. Le commissioni congiunte, prima e seconda, cominceranno a lavorare questa settimana e io mi auguro che si possa arrivare in tempi brevi almeno a dare un segnale. Non si chiede chissà che cosa, ma si chiede un segnale simbolico, questo è certo, da parte dei cittadini. Mi auguro davvero che possa arrivare, altrimenti il rischio è che la delegittimazione, che purtroppo sembra imperante, continui sempre di più. Vedremo nelle prossime settimane se saremo capaci, devo usare la prima persona plurale, di dare un segnale nel senso auspicato. Intanto vi anticipo che il 28 di settembre, proprio qui in Consiglio regionale, promuoverò un convegno sui costi della politica. Anche quello vuole essere un piccolo segnale dal quale arriveranno delle proposte concrete.